Facciamo assieme la bevanda super alcalinizzante di Salvatore Paladino. Allora, vi dico una cosa: questa bevanda ha un potere disintossicante incredibilmente potente. Ha un potere chelante, quindi cosa vuol dire? Che è in grado di attirare a sé i metalli pesanti presenti nel corpo, non solo, ma assorbire anche gli acidi che stazionano nello stomaco, se abbiamo mangiato male, se abbiamo bevuto magari un bicchiere di vino di troppo. È in grado anche di riportare a valori ottimali il pH corporeo, quindi misurandolo con delle cartine di tornasole. Attraverso l'urina ci accorgiamo che è troppo acido e questo è un segnale negativo per il nostro corpo perché è l'anticamera della malattia. Quindi con questa bevanda nel giro di massimo un giorno o due riusciamo a riportarlo a valori ottimali, quindi basici, alcalini. Allora, ho fatto già un video dove vi facevo vedere un po' come funziona, però un video vecchio e tra l'altro con un audio pessimo, quindi immagino che non sia così piacevole da vedere quel video, quindi adesso vi spiego passo passo il procedimento, è molto semplice, le cose che vi dovete procurare, scusate, sono semplicissime e poco costose e vi do addirittura due ricette perché in quell'altro video mi sono state fatte tante domande, quindi colgo l'occasione anche per chiarire dubbi, rispondere ai commenti, tutto in questo video qua. Quindi cominciamo. Che cosa ci serve? Attenzione, perché ci sono dei dettagli che sono molto importanti che potrebbero compromettere la preparazione di questa bevanda miracolosa. Allora, che cosa vi serve? Innanzitutto vi serve, e la trovate in erboristeria, se non la trovate vi metto il link qua sotto di riferimento, che è il link mio di affiliazione dove io compro i prodotti per me. Quindi eventualmente vi lascio anche un riferimento, ma in genere in erboristeria ce l'hanno. State attenti che non sia una di quelle erboristerie che non vende, che ce l'ha lì da decenni, però in generale comunque non ha una scadenza. Allora, argilla verde, mi raccomando, perché dal video tante persone mi dicono: ma sembra quella bianca. Infatti, dal video sembra bianca, vedete, eccola qua. È una polvere micronizzata, quindi argilla verde. Ultraventilata, super ventilata, ultraventilata è ancora meglio. Quindi mi raccomando, non l'argilla da impacchi, vero? Ecco, questa è la prima regola fondamentale dove ho visto che le persone a volte sbagliano, ma mi raccomando perché è una cosa che andiamo ad ingerire. Poi mi serve dell'acqua. Allora, adesso io qua ne ho un po' perché ovviamente preparerò solamente un campione. Allora, per quanto riguarda l'acqua, non deve essere dell'acqua fetida, vero? Quindi deve essere dell'acqua purificata. C'è una playlist nel mio canale dove spiego come faccio io. Quindi dovete prendere un'acqua che sia già purificata. Poi, se avete l'acqua lauretana nella bottiglia di vetro blu, perfetta anche quella. Ecco, cerchiamo di evitare l'acqua delle plastiche o l'acqua di rubinetto che non è stata trattata. Poi ci serve del succo di limone, eccolo qua. Per una persona le dosi sono queste: un cucchiaino da, allora, un bicchiere da tavola normale, quindi questo qua è un normalissimo bicchiere d'acqua. Poi ci serve il succo di mezzo limone, un cucchiaio di legno, mi raccomando, non di plastica, di legno, perché va da sé che se l'argilla ha un potere chelante, quindi in grado di assorbire, andrà ad assorbire anche poi le plastiche. Anche se comunque le plastiche sono sicure, quelle che vengono utilizzate in cucina, ma poi so che andate a comprare tutti quegli arnesi dai cinesi, quindi per carità, no, assolutamente. Io qua sto usando la plastica, ma è solamente per il limone. Quindi gli ingredienti sono questi, il procedimento è questo. Allora, il primo procedimento è semplicissimo. Un cucchiaino di argilla, vedete, io l'ho già inserita. Poi, verso l'acqua, questi sono 250 ml. Vabbè, comunque non rischiate di sbagliare. Poi vado a mescolare. Mescolo, 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 mescolo. Mescolo, 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 mescolo. E a questo
questo punto si verificherà una sorta di effervescenza, ma non è detto, comunque non sempre. In genere, ecco, io la sento, non si vede, ma si sente come uno sfrigolio. Verso il limone, mescolo e questa è la prima versione della bevanda alcalinizzante. Allora, perché il limone? Perché il limone serve per renderla più gradevole, ma anche il limone ha un potere detox, solo che assunto così da solo è troppo acido, quindi va a distruggervi le ossa. Ma la combinazione tra la polvere di argilla, che comunque è basica, e una sostanza acida, alla fine la bevanda risulta alcalina e non solo alcalina, ma anche alcalinizzante. E questa qua poi uno la beve, normale, no? Allora, la domanda più ricorrente è questa: ma perché non fai depositare l'argilla e poi pur... Allora, quel sistema là, che adesso ve lo faccio vedere, serve per purificare l'acqua. Capite? Quindi non ha senso far depositare, far agire l'argilla quando io sto utilizzando un'acqua già purificata. Allora, io posso farlo anche in un altro modo. Metto sempre il cucchiaino di argilla, metto sempre l'acqua, poi vedete che si è depositata l'argilla, mescolo e adesso vado a rimuovere il deposito. Vedete che c'è il deposito? Allora, il tempo di posa è un'ora, perché indicativamente è il tempo dell'argilla, chiamiamola così, commerciale, che serve per diciamo lavorare l'acqua, diciamo passare l'informazione nell'acqua. Dopodiché la parte che c'è sotto, quindi scusate, finisco il discorso. Nell'arco di un'ora dovete sempre mantenere in sospensione quell'argilla che si è depositata, vedete? Poi dopo fate depositare del tutto, quindi c'è il fondo. E prendete solamente l'acqua che rimane in superficie, quindi filtrate piano piano e il fondo lo gettate. Poi aggiungete il limone, quindi dopo averla filtrata, aggiungete il limone e mescolate. Quindi si tratta di due ricette, tutte e due valide. Nella prima ricetta, nella prima modalità, c'è proprio l'argilla. Nella seconda invece c'è l'informazione dell'argilla che è più che sufficiente per svolgere il lavoro. Questo serve perché magari alcune persone sono più sensibili e non riescono a bere questa polvere qua. Quindi facendo così, preparando quindi l'acqua argillosa sostanzialmente, come vi ho fatto vedere scartando il fondo, aggiungendo il limone, ottengo lo stesso effetto, però diciamo è più gradevole da bere. Ecco, vi consiglio comunque di considerare che c'è una tempistica diversa, perché nel primo caso è un attimo prepararla, nel secondo caso invece devo aspettare un'ora. Quindi mi serve un'ora perché l'argilla lavori quella quantità di acqua e poi mi restituisca un'acqua informata, quindi un'acqua che ha solamente l'informazione, anche se sarà leggermente torbida. Funziona anche se non mettete il limone, quindi filtrate, togliete il fondo e potete berla anche così. Secondo me, con il limone è molto più potente se noi vogliamo utilizzarla se abbiamo acidità di stomaco oppure se vogliamo alzare il nostro pH. Però comunque funziona lo stesso. Ecco, Salvatore Paladino la preparava così con il limone e secondo me è il top. E molte persone utilizzano il bicarbonato con il limone, però è tutta un'altra storia questa, cioè il bicarbonato non ha lo stesso potere dell'argilla. L'argilla, sostanzialmente l'argilla, ragazzi, è fango, Quindi viene dalla natura, ovviamente è un fango che è stato stra purificato. E ripeto, io faccio questa cura, tra virgolette, chiamiamola cura, diciamo questo effetto detox, anche se la detox è un'altra cosa, ve l'ho già spiegato, però aiuta tantissimo. La faccio per 10 giorni, la mattina prestissimo, mi alzo a volte per berla, anche alle 4, alle 5,
Eventualmente potete anche preparare l'acqua argillosa, quindi il secondo metodo che vi ho insegnato, la sera prima. Al mattino ovviamente troverete un ulteriore fondo. Potete mescolare o potete sua volta filtrare ancora e aggiungere il limone. E quindi va benissimo anche perché magari una persona che si sveglia alle 4-5 non ha voglia di stare lì a fare tutto il procedimento. Tenete sempre questo rimedio a portata di mano, vi prego, ascoltatemi. È fantastico. Non state lì a prendere medicine che assorbono gli acidi, fanno passare mal di stomaco, perché quelle medicine è vero che tamponano il sintomo, ma poi c'è un prezzo da pagare ed è quello dell'espulsione delle tossine, perché il farmaco è una sostanza chimica e quindi vengono intasati i nostri filtri, i reni, il fegato, la pelle, tutti i nostri tessuti attraverso i quali poi veicolano queste tossine e arrivano poi alla pelle, che è il nostro terzo rene. Quindi in questo caso il filtro è l'argilla stessa e quindi non ha, diciamo, questi effetti secondari che a lungo andare possono essere molto gravi, oltre al fatto che poi andiamo ad assecondare gli interessi delle lobby farmaceutiche, che sappiamo benissimo essere già molto molto ricchi. Quindi prepariamoci queste cose qua. Ricordiamoci che comunque avere un mal di stomaco può succedere, succede anche a me. Avere bisogno di sentire il proprio corpo pulito succede, succede anche a me, quindi anch'io ricorro a questi metodi. Nonostante io sia igienista, ogni tanto mi capita comunque di averne bisogno. E anche come trattamento d'urto, perché magari andate fuori, bevete un bicchiere di vino in più. E quando andate a casa lontano dalla cena oppure al mattino presto, vi preparate questa bevanda che riesce ad attutire i danni dell'alcol o di una mangiata, diciamo, non propriamente sana. Per questo video è tutto e ci vediamo presto in un altro video. Ciao a tutti, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se volete essere avvisati ogni volta che esce un mio nuovo video, all'incirca una volta a settimana. Ciao a tutti!